Intanto io vi ringrazio, abbiamo il pomeriggio, questa mattina diciamo, abbiamo avuto parecchi studenti dell'Istituto Tecnico Copernico Marchigiani e dell'Istituto Pico di Goro, quindi abbiamo fatto degli interventi diciamo, più di ampio respiro, i nostri soci storici hanno introdotto l'uso di software libero, c'è stato un bellissimo intervento di Stefano Droghetti per l'utilizzo di Linux in ambito musicale, quindi ha mostrato come realizzare uno studio di registrazione esclusivamente con software open source. Abbiamo avuto un talk di Paolo Holz che ha diciamo, introdotto invece aspetti legati a Linux ma anche concreti, in modo tale da mostrare che per esempio qua la mattina che cosa è possibile fare, diciamo, dall'inizio alla fine, quindi mostrando una via di installazione e poi mostrando tutta una serie di pacchetti. Nel pomeriggio invece appunto iniziamo con un talk dedicato a un cloud, quindi con Andrea Finessi che ci presenterà appunto questo applicativo e come realizzare proprio, quindi sul proprio server, sul proprio desktop, un cloud personale. Anni, impegni o cose varie, gallerie fotografiche, in cui caricate la vostra foto,
Possiamo anche collegare il nostro lettore musicale a Montalvo con la loro musica. Abbiamo due parts che sono i nostri segnalini dove possiamo memorizzarci i siti che ci piacciono e cliccando si porta sul sito che abbiamo desiderato e i contatti di Ludica. Come abbiamo detto all'inizio, è un sistema che gestisce su piattaforma lampa, quindi ha bisogno di usare due Apache DH5, questo qua è MySQL, usiamo il database. Una volta comprato il pacchetto di un cloud, lo scompattiamo e lo portiamo dentro la directory del VW del server web. E a questo punto, come configurazione, possiamo aumentare gli altri access per migliorare la nostra sicurezza. All'interno di nuovi video per Apache e Apache con la nuova mod. A questo punto abbiamo tutto. Un cloud dovrebbe essere quasi a posto. Passiamo alla parte del database. Database, come abbiamo detto all'inizio, vengono utilizzati gli utenti, quindi le applicazioni vengono fatte su MySQL, per esempio. Io in questo caso ho creato un database che si chiama OnCloud, diamo i privilegi al nostro database, creiamo un utente per il momento che ho creato per il momento fare lo startup, oppure possiamo creare anche già il nostro utente che poi dobbiamo utilizzare. Facciamo il flash dei due grigi, usciamo da MySQL. A questo punto ci siamo quasi. Quando abbiamo il nostro browser, mettiamo il disco qui nella nostra macchina e questa qui è la configurazione di saltare di un cloud. Sulla parte in alto, sul sito create in account, metteremo il nostro username e password dell'utente che abbiamo creato prima e configurando il database ci viene fatto scegliere se dobbiamo utilizzare ad esempio MySQL o SQLite. Questa cosa qua io ho utilizzato MySQL e nella schermata sottostante bisogna inserire l'utente del database, la password e il nome del database che abbiamo creato prima. C'è tutto il dato liscio. La schermata di un cloud è proprio da usare e questa è la schermata. Sulla parte sinistra si può vedere divisa un po' categorie, dove files ci vengono caricati i risultati dei nostri files, musica per il nostro tono musicale, i calendari, i contatti e i tools per le gallerie. In basso a sinistra, dove c'è quello della stazione di energia, possiamo aggiungere anche altre funzionalità da un cloud, dove possiamo andare anche a settaggi di OnCloud. OnCloud ci permette anche la sincronizzazione dei calendari, cioè noi facciamo un calendario, facciamo dei nostri impegni sul nostro cloud e possiamo sincronizzare con il nostro client di posta, ovunque siamo. Il calendario di OnCloud sfrutta il protocollo Kanban e per la sincronizzazione del calendario è necessario un client compatibile, come per esempio con Tangerfield, con l'aggiunta del plugin Lightning. Perché se questo plugin è tardi non è in grado di interpretare il protocollo parlato. Ovviamente per fare il nuovo calendario abbiamo un nuovo calendario, diciamo che vogliamo creare un calendario sulla rete. Usiamo il protocollo parlato e come nuovo diamo l'indirizzo della nostra macchina con tutto il path per usare il protocollo parlato. Per esempio nel sottostante su cui l'indirizzo che ho usato a casa mia per sincronizzare il calendario. A questo punto diamo un nome al nostro calendario, diciamo, di rete, l'ho chiamato MyCalendar e possiamo impostare anche ogni quanto aggiornare il calendario. A questo punto la sincronizzazione è completata. Quando proviamo a sincronizzare qualsiasi che chiamo progetto, abbiamo il nostro client di posta, ci viene chiesto l'autenticazione sul nostro server e da lì poi che viene fatto la sincronizzazione di tutti gli eventi che abbiamo programmato. Possono essere appunto compleanni, eventi personali o via dicendo. MediaPlayer, come abbiamo detto all'inizio, ha una funzione anche di riproduzione dei file multimediali, anche MP3, attraverso il protocollo Apache, che ci permette di riprodurre file multimediali sul nostro cloud. E come è compatibile abbiamo che c'è Amarok, che è un player multimediale per i cavalieri, Tomahawk, che è un player cross platform, e poi abbiamo JustPlayer, che è un user player per Android. All'aggiunta di questo user player for Android bisogna aggiungere un'altra applicazione che si chiama Apache Provider, che viene agganciata a JustPlayer per utilizzare il protocollo Apache. Terze parti, come vi dicevo all'inizio, OnCloud è un sistema
può essere stesso con funzionalità di parte, cioè è modulare, quindi si possono aggiungere funzionalità aggiungendo moduli fatti anche da questa parte, stanno di un po' come Joomla quando estremo il plugin per aggiungere funzionalità. Non so, in Joomla possiamo dire che abbiamo una funzionalità del capello o altre cose. Per esempio, una funzionalità che il default Octavo non ha è la funzione file move. Cioè, una volta che noi carichiamo il file dentro OnCloud, che è un progetto per cartella, ci vediamo che noi carichiamo dei PDF, li vogliamo organizzare dentro una cartella, che è una cartella PDF, di default non ce la fa fare, non ce la fa spostare. All'interno di questo modulo di testa parti abbiamo la possibilità di selezionare i file che vogliamo e spostare dentro una cartella per fare appunto anche l'ordine dentro OnCloud. Ah, vi ricordavo che le applicazioni sulle queste parti sono le tali via sito http://apps.oncloud.com, dove su questo sito ci sono queste applicazioni in cui viene spiegato, sono in sostanza delle zip, e c'è una breve descrizione di come fare a installare il modulo. La sincronizzazione, i dati vengono riportati sul file system dentro directory /oncloud/data non utente, quindi non utente va i suoi dati sul file system della propria cartella. E abbiamo anche un client per la piattaforma, che può essere distribuito su per Linux, Mac, Windows e anche per Android. Ok, a questo punto faccio vedere. Ok. Per esempio, voci da contatti per fare, quindi proviamo a caricare dei file. Per esempio qua, carichiamo un blocco. E qua abbiamo le posizioni per sincronizzarle attraverso iOS oppure
attraverso il protocollo CANDAP. Il calendario, per esempio, oggi abbiamo, diciamo, Linux Day, il giorno di oggi, attività che è una specie di to-do, come cosa fare, sono divise per categorie, quindi non so, viaggi, vacanze, riunioni, progetti, personale, lavoro, eccetera. Questi non sono sincronizzabili, non sono consultabili dal cloud e segnalibili. Per esempio, possiamo fare un segnalino, non so, tipo farlo, magari con un progetto già uscito e secondo me la prima a sistemare la sua